Oh, siamo tornati qui nel parlare e per parlare di una cosa particolarmente interessante. Innanzitutto, ragà, come state? Come va? Mi auguro che stiate bene. Sono qui per aggiornarvi delle ultime, appunto, notizie della Juventus. Allora, c'è una dichiarazione, in realtà ce ne sono due, però noi ne parleremo oggi solamente di una e poi in un altro video affronteremo l'altra perché, insomma, sono tante cose da dire. C'è una dichiarazione di Stasi, che è uno dei soggetti della procura, praticamente, che stanno cercando di trovare la colpevolezza della Juventus. Voi sapete bene che la Juventus è protagonista di un'inchiesta mediatica molto particolare, non c'è solo la Juve, ci sono anche altre squadre, però la Juve fa notizia, quindi dobbiamo fare casino sulla Juventus. E all'interno di questa inchiesta, diciamo che noi accusano di aver compilato, di aver sbagliato, di aver errato in situazioni relative al bilancio, gli stipendi, tutto quello che riguarda il lato economico. Ci sono delle dichiarazioni di questo signor Stasi che sinceramente mi fanno veramente ridere, che non ho ancora capito che cosa voglia dalla Juventus questo soggetto, però effettivamente io adesso ti vado a commentare e ti vado a rispondere passo passo a quello che effettivamente ti sta dicendo, anche perché pare che John Elkann sia molto arrabbiato con queste affermazioni, tanto da convincere il proprio ufficio legale ad agire e a cercare appunto una soluzione per cercare appunto di tutelare le varie, insomma, i vari aspetti della società. Premessa, sono dichiarazioni sue, se anzi non le sto inventando, sono scritte qui, quindi ve le vado a leggere e quindi ve ne vado a commentare. Ovviamente prima di iniziare, ragazzi, prima di iniziare, ragazzi, iscrivetevi, molto importante, iscrivetevi al canale, ovviamente mettete like al video e attivate la solita campanellina delle notifiche. Mi raccomando sta cosa, mi raccomando sta cosa, ragazzi, questa cosa molto importante. Mi raccomando a questa cosa qua, perché la maggior parte della gente probabilmente non ha ancora capito a che serve la campanellina. Tanta gente mi continua a scrivere, dicendo, ma perché parli sempre di sta campanellina delle notifiche? Perché è l'unico modo per farvi arrivare i video, cioè se volete continuare a vedere i video, attivate la campanellina, pure perché c'è tanta gente che mi scrive e mi dice, ma come non riesco più a vedere in home page? È perché non avete attivato la campanellina. Se vi arrivano i video, poi voi li guardate e vi appaiono sempre. Detto questo, trovate anche i miei social, quindi se vi va, seguitemi sui social. Allora, lui ha parlato di bilancio, ha detto ci sono dei problemi a livello di bilancio, ha detto noi non abbiamo capito bene perché per noi il bilancio non è stato corretto, cioè non è un bilancio che si può dire che sia un bilancio di una società che ha fatto quello che noi stiamo vedendo, cioè nel senso non è un bilancio, non è un bilancio da società. Ecco, è un bilancio compilato in maniera sbagliata. In particolare, lui dice, do direttamente la parola e leggo quello che dice, risulta accertato che nei predetti documenti contabili non sono state correttamente e fedelmente rappresentate le operazioni di scambio o permuta dei calciatori, tanto a livello di plusvalenze relative a calciatori ceduti, quanto a livello di costi di acquisizione e relativi ammortamenti dei calciatori acquistati. Per chi non è esperto di economia o chi non è, diciamo, non lavora nel campo economico, vi spiego in poche parole cosa sta dicendo questo signore. Allora, lui dice che nel bilancio ci sono dei dati falsi, ok? Lui dice all'interno del bilancio la Juve ha messo i numeri falsi. Quindi quello che noi leggiamo non è vero, non è la verità. Ma in realtà la Juve ha fatto delle operazioni diverse e all'interno di queste operazioni, anziché farle risultare, ad esempio, un valore, ha messo un altro valore. Questo è quello che lui in poche parole sta dicendo. Però questo che lui sta dicendo è molto grave perché è un'accusa diretta, è un'accusa, secondo me, molto pacchiana, se volete prestarmi il termine. Ma perché pacchiana? Perché il bilancio, facciamo un po' di economia, ok? Oggi facciamo una piccola lezioncina di economia perché senza che io vi spiego tutto questo non vi posso far capire cosa intendo. Allora, che cos'è il bilancio di una società? Il bilancio di una società è un documento diviso molto spesso in 3-4 fascicoli perché c'è stato patrimoniale, attività passività, situazione economica, costi ricavi, poi c'è la nota integrativa, c'è il rendiconto, ci sono varie cose. E all'interno di questo bilancio sono redatti tutti i dati che sono relativi alle operazioni di gestione. Cosa? La gestione economica. Quando una società fa un qualcosa, qualsiasi cosa, acquista un bene, acquista un giocatore, esiste una parte che si chiama contabilità. Nella contabilità vengono trascritte tutte le operazioni, quindi si fanno delle scritture contabili. Ora, quello che tu trovi sul bilancio non è una cosa che io mi invento,
È una cosa che io prendo dalle scritture, cioè io vado a prendere i libri ovviamente contabili, apro i libri contabili e dico: questa è l'operazione che ha portato a, e sul bilancio scrivo questo, questa è l'operazione che ha portato, e sul bilancio scrivo. Quindi scrivi quello che c'è nei libri contabili. Ora, se fossero dati falsi, no? Probabilmente noi non avremmo la situazione attuale che noi abbiamo adesso. Cioè, noi abbiamo un rosso da 200, più di 200 milioni di euro. Ora, non è un rosso grave, perché quello è un rosso che si può, diciamo, risolvere. Però, se io veramente avessi, diciamo, truffato questa cosa, avessi truccato i dati, avessi portato delle scritture contabili false, probabilmente io non mi sarei ridotto in questa situazione. Cioè, che fai? Io faccio le scritture contabili e mi danneggio da solo? Oppure mi stai dicendo che il rosso era addirittura più consistente? Perché se fosse così vuol dire che ci sono dei costi maggiori, mi devi dire dove sono questi costi, perché per dare una valutazione sulla perdita tu mi devi dare effettivamente delle prove. Quando tu mi parli, e leggo ancora, di non correttezza nelle operazioni di scambio e permuta, tu mi stai parlando di niente, perché per l'ennesima volta non ci sono dati oggettivi nello scambio o nella permuta. Cioè, la valutazione viene data dalle squadre, quindi se per me quel tizio vale 80, quel tizio vale 80, a meno che non è un ragazzino della primavera. Ma in un'Italia all'interno della quale ci sono delle squadre che hanno fatto valere giocatori usciti dalla primavera 30 milioni di euro, perché io mi dovrei creare il problema di un giocatore valutato un tot? Io non mi posso creare il problema, perché o fai una cosa e mi dici è vietata, e me lo dici già dall'inizio che è vietata, oppure se tu non me lo dici e io do il valore che mi pare a quel giocatore. Punto e basta. Per quanto riguarda livello di costi e acquisizione relativi a ammortamenti, cioè tu stai contestando non solo il costo del gioco, ma stai contestando anche gli ammortamenti. Che cos'è l'ammortamento? L'ammortamento è la ripartizione in quote costanti del costo storico di un bene. Quindi io prendo un giocatore a 20 milioni di euro, ok? E dico, lo pago in 5 anni, 4 anni. Poi devi fare, di solito si utilizzano delle quote di ammortamento costanti, cioè tu tutti gli anni paghi una quota di ammortamento per pagare quel bene, e pian piano, giustamente, poi che succede? Alla relativa quota di ammortamento che io pagherò, quindi che per me è un costo, quindi io ogni anno pago. Cosa succede? Il valore contabile, cioè il valore che io ho a bilancio di quel giocatore, si abbassa. Cioè, se io compro un giocatore, sarà, al secondo anno sarà quello il prezzo che io ho pagato meno la prima quota di ammortamento. Poi se il prezzo che è rimasto dalla sottrazione meno l'altra quota di ammortamento. Questo è molto semplice. Ora, se tu mi dici che ho sbagliato anche l'ammortamento, io mi devo rendere conto che o qui eravamo in mano a delle persone che cioè non avevano neanche idea di come si gestisse la società, e io ci posso pure credere, oppure qui veramente il signore in questione che ha fatto queste cose sta prendendo così, cioè sta dicendo delle cose che non hanno senso, perché non mi puoi dire che i valori sono, cioè, non sono corretti, anche perché io ci terrei a precisare che quando una SPA, cioè una società per azioni, compila un bilancio, è sottoposto non è che il bilancio viene compilato, dice ho fatto il bilancio, ciao, ha fatto il bilancio, cioè ha fatto il bilancio, ho compilato il bilancio, basta, ciao, arrivederci, sentiamo dopo. No, il bilancio viene dato a un revisore, a un gruppo di revisori, una revisione interna, cioè dentro la società c'è un gruppo di revisione che la società chiama e dice ciao. Senti, ho compilato il bilancio, te lo invio perché mi devi vedere se è corretto. Invii il bilancio, loro vedono i dati del bilancio, se c'è un errore ti chiamano e ti dicono: oh, guarda che ho visto, c'è un errore qua, devi correggere perché se no c'è un problema. Non ci hanno scritto niente. Il gruppo di revisori a noi non ha detto niente. Poi c'è anche una revisione esterna, cioè il bilancio per essere una SPA deve essere messo anche a un gruppo di revisori esterni. E neanche lì ci hanno detto niente. Quindi ste irregolarità di bilancio tu dove le hai viste? Cioè, se due gruppi di revisori non hanno visto le regolarità di bilancio e se un gruppo di professionisti ha compilato, e tu mi dici che il bilancio è compilato male, o tu sei esperto di bilancio, cosa che non mi sembra, oppure stai dicendo una marea di cavolate. Perciò io voglio capire un attimo la situazione relativa al bilancio.
Perché il bilancio non si compila come vi fanno credere sui giornali in 2 minuti con 2 dati. Il bilancio è l'insieme delle operazioni di gestione. Il bilancio non è una cosa che tu compili dicendo quanto vale quel giocatore, 30 milioni. 30 milioni, scrivi sul bilancio. Non è così che si fa il bilancio. Il bilancio di esercizio di una società dipende, il bilancio che tu fai dipende da quello che tu fai nell'anno. Cioè, riuscite a capire questa cosa? È semplice. Molta gente non lo capisce perché sui giornali questa cosa non è spiegata. Sui giornali ci mettono solamente la notizia e non spiegano per nulla cosa c'entra. Ma se ti ho detto che il bilancio è relativo alla gestione che tu hai fatto, e quindi relativa a tutte le operazioni che tu hai fatto, in che modo io posso aver sbagliato se io ho i libri contabili? Cioè, tanto semplice, raga, quanto stupido. Cioè, questa cosa qua è semplicissima da capire. Ci sono dei libri contabili, ci sono dei quaderni all'interno dei quali ci sono i dati. Prendete i quaderni, esaminate i quaderni, leggete i libri contabili. Se i dati contenuti nel libro contabile non corrispondono ai dati di bilancio, allora il bilancio è truccato. Cioè è stato compilato male. Ma se quello che io ho qui sul quaderno è identico a quello che ho qua sul bilancio, il bilancio è coerente con le norme di bilancio. Cioè, qual è il problema? Non lo so. Poi che voi vogliate inventare, che ci sono documenti nascosti, prove nascoste, finché tu non mi porti le prove, non si parla, cioè, finché tu non mi porti i documenti, se sta a parlare di niente, è inutile che fate. Mi devi portare i documenti, perché se no stiamo parlando di qualcosa che non ha essenzialmente senso. Dice no, però io dico che tu hai fatto le regolarità di bilancio. Ok, le prove? Dove stanno i documenti che attestano che io ho sbagliato il bilancio? Non si sa. Evidentemente il signor Stasi l'ha dimenticato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cioè, datemi un parere. Cioè, datemi un parere un pochino su quello che avete pensato. Datemi un vostro. Fiore, un vostro parere, diciamo, un vostro modo di fare, un vostro modo di pensare, datemi un vostro, fatemi sapere un pochino, cosa ne pensate voi.